ciao Gargiullomani, teste di ca... No, non si dice. Niente, allora, siamo qui in un video particolare. Iniziamo subito, non perdiamo tempo. Allora, in pratica oggi vi vado a spiegare come faccio a mettere le varie cosette, tipo il fucile, M-cam e tutte le altre cagate nei video. Niente, andiamo su Photoshop, inizialmente facciamo file, nuovo, e vi si apre questa tendina qua. Voi fate 1920 pixel per 1080 pixel con una risoluzione di 300. Niente, fate ok. Allora, io uso quella risoluzione perché registriamo in 1080p. Se avete 720, fate in 720p. Sarebbe 1280x720. A questo punto andiamo a sbloccare lo sfondo. Cliccate due volte sul livello sfondo, fate ok e vi diventa livello 0. Andiamo a cambiare il colore del livello, un colore diverso, un blu. Andiamo sullo strumento secchiello e andiamo a colorare il nostro livello. A questo punto andiamo a creare, per dire, una scritta. Ok, allora la scritta la facciamo nera, per dire. Ok, diciamo nera, scriviamo mcam e diamo il tasto, il primo tasto, ok, questo qua in alto a sinistra. Bene, che sarebbe il comando per spostarlo. A questo punto andiamo a prendere il nostro fucile. Il nostro fucile innanzitutto deve avere uno sfondo bianco, ok? Vedete, c'è il fucile e lo sfondo bianco, senza ombre esterne. Vedete che è liscio come immagine. Prendiamo, lo trasciniamo nel nostro Photoshop e lo andiamo ad appunto incollare qui. Ok, andiamo qui, fate invio, porca di quella troia, ok, ci siamo. Poi, per eliminare il bianco, basta andare sul comando gomma, tenere premuto il pulsante sinistro, gomma magica. Ricordiamoci di stare sul livello del fucile, ok? Fate un click sul bianco, sul livello alla fine. Vi esce quella finestra, non so se a voi vi esce quella finestra. Niente, andiamo a eliminare il bianco cliccando semplicemente sulle parti bianche. Ok, dovrei eliminarle anche qua, vedete, sul rail, però vabbè, non sto lì a farvelo. Ok? Niente, a questo punto, per capire se abbiamo veramente cancellato il tutto, clicchiamo due volte il livello. Vi si apre questa tendina, fate traccia, colore bianco in questo caso, fate ok. E se c'è qualche impurità da qualche parte, prende e traccia anche le altre impurità. Proviamo a spostarlo, non c'è niente, è tutto ok, è tutto a posto. Ok, va un po' a scatti, sta esplodendo il computer. Niente, già che siamo qui, facciamo mostra controlli di trasformazioni in alto. Ok, se andiamo a trasformare il nostro fucile così com'è, non mantiene le nostre proporzioni. Quindi clicchiamo su uno degli spigoli di questa mascherina qua. Cliccate una sola volta e vi compare questa barra. Cliccate questa catena che sarebbe mantieni proporzioni. Ok, adesso vi mantiene perfettamente uguale le proporzioni in altezza e in larghezza. Ok, adesso abbiamo il nostro fucile più piccolo, sempre con le stesse proporzioni originali. Ok, se il computer mi dà una mano magari. Ok, a questo punto fate invio, tirate via con la mascherina spuntando mostra controlli di trasformazione e andiamo a sovrapporre il colore nero a tutto il nostro fucile. Allora, clicchiamo ancora due volte sul livello del nostro fucile. Spuntiamo traccia perché non ci serve più. Andiamo a spuntare sovrapponi colore. Vedete che il colore rosso ha sovrapposto tutto il fucile. In questo caso noi lo vogliamo nero. Andiamo sul colore nero e facciamo ok. Niente, per dargli un effetto un po' più figo, andiamo sul bagliore esterno. Cambiamo il colore, non giallo ma bianco. Ma io tengo sempre tutto così. E vedete che ha un bel... È bello, punto. È bello perché fa figo. Possiamo fare lo stesso effetto anche su Mcam, quindi andiamo sul livello Mcam, doppio clic, facciamo bagliore esterno, fate il colore bianco, fate ok ed vedete che è uguale. Ok, a questo punto potremmo anche tirargli via un po' di opacità,
per esempio al fucile, dandogli, io di solito gli do un 80%, vedete che è un po' opaco. Ciò significa che quando ci sarà un'immagine sotto un po' si intravede. Niente, ho sputato sullo schermo, perfetto. A questo punto potremmo anche farlo su delle forme, eh? Vedete qua un quadrato, faccio un rotondo, adesso io faccio delle figure a caso, ok? Diamo un'opacità del 50%, ok? Sono delle prove. A questo punto il file è pronto, basta tirare via il livello, questo qua, quello blu, ok? Tramite questa, questo cazzo si chiama? Vabbè, lo tiriamo via, no? Ok, qua il computer mi sta esplodendo, muovi il culo per Dio, ok, ci siamo, l'abbiamo spuntato, vedete l'occhiolino, lo tiriamo via e così si vedrà tutte le nostre forme, tutti i nostri titoli, tutte le nostre scritte e il fucile in questo caso sopra al video che andremo a mettere sotto. Ok, noi facciamo file, salva con nome, ok. Facciamo file Photoshop, lo teniamo così, facciamo un file che si chiama prova in questo caso, io faccio invio, che cazzo è successo? Allora, lo voglio qui, vabbè, facciamo 01, vaffanculo. Ok, abbiamo salvato il nostro file Photoshop, possiamo lasciarlo Photoshop, ok, chiudiamo qua che non mi serve, no, invece mi serve come? Andiamo a prendere il nostro file della giocata, partito un altro Powers motherfucker. Allora, prendiamo questo file e lo trasciniamo nel nostro programma di video editing, in questo caso Sony Vegas. Facciamo sì, ok, prendiamo il 47 secondi che tanto non ci serve. Ok, allora, qua sì, ci siamo, ok. Qua lo vedrete un po' al contrario perché io monto la telecamera al contrario per abbassare la prospettiva. Eccolo qua il nostro carissimo Andrea. Ok, io faccio destro qui sul, su questa parte sinistra, cazzo non so come si chiama. Inserisco, no non questo, ho sbagliato. Inserisco una traccia video. Vado a riprendermi il mio bellissimo file di Photoshop, ok, lo vado a trascinare nel mio Sony Vegas sulla traccia video, lo trascino per tutto il video in questo caso ed e voilà, s'il vous plaît, la. Ok, niente, eccoci qua, vedete che c'è il nostro cerchiolino qui, MKM, il quadrato, vedete che cerchiolino al 50% si intravede, qua l'80% è molto un po' più figo. Niente, questo è tutto, potete fare, sbizzarrirvi come vi pare, ok, io faccio così, poi sta a voi... Poi sta a voi a mettervi lì, a smanettare con Photoshop e tutto il resto. Niente, vi saluto, vi ricordo sempre di passare sul canale, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di mettere un bel pollice in su perché l'unico modo per capire se vi piace o no il video è quello. O commentate o mettete un pollice in su. Ecco, tutto qua. E niente, alla prossima recensione perché abbiamo delle chicche molto 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 succulente, tipo il vector di quel livello, stiamo parlando di livelli alti e di nuovi video perché io ed esse siamo andati a fare una 6 ore in culo alla Madonna, no non è vero, siamo andati a Novara e niente, dovrò editare una dual cam e ce ne vorrà un po', ma quando lo farò, cioè quando avrò terminato il tutto, sarà una gran figata. Niente, M vi saluta nell'angolo casa, nell'angolo anche recensioni, che è quell'angolo lì, angolo high tech, con doppio schermo, però questa volta ne sto usando solo uno, fa figo. E niente, ciao Gargiulli, poche seghe, tanto software, ma soprattutto tanta figa.